È la Giornata Europea del Mare, un'iniziativa promossa per la prima volta a Napoli dall'Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive. È stata celebrata stamattina nella Sala Galatea della Stazione Marittima, in coincidenza con la conclusione del percorso formativo La Scuola Va a Bordo, promossa dal Comune di Napoli per sensibilizzare gli studenti delle seconde classi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado sulle attività del settore marittimo, portuale, logistico e multiculturale. Sono state premiate le scuole vincitrici del concorso collegato all'esperienza didattico-formativa sul mare che ha coinvolto oltre 1000 studenti, in collaborazione con altre istituzioni come l'Autorità Portuale di Napoli, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il CNR, la Guardia di Finanza e la base navale di Nisida e Capo Miseno, che hanno anche consentito agli studenti di salire a bordo delle motovedette in dotazione. È una bellissima iniziativa far salire i ragazzi, i bambini, i giovanissimi a bordo. Noi vogliamo far riscoprire il mare, il nostro grande golfo. Il mare non deve essere sfruttato, è una grandissima risorsa di vita, può essere sempre di più una risorsa economica, e poi vedere Napoli dal mare è una cosa unica. È molto bello questo rapporto, è bello anche che molte istituzioni, la scuola, il comune, l'autorità portuale, le organizzazioni marittime si siano messe insieme per far scoprire ai ragazzi il mare.